It's time to get your checking account to zero with free checking from PenFed. That's zero ATM fees, zero balance requirements, and zero time spent waiting for your paycheck to direct deposit because you can receive it up to 2 days early. Open your account with just $25 and see how big zero can be. Apply online today at PenFed.org/free checking. Early direct deposit eligibility may vary between pay periods and timing of payer's funding. To receive any advertised product, you must become a member of PenFed, insured by NCUA. Qualcuno può avvisare i telecronisti che la gente li sente? Cioè, tecnicamente dovrebbero saperlo perché è il loro lavoro. Cioè, è come se io dicessi, guarda che... Comunque, questo è Settimana Grezza Quotidiano. Il podcast che vuole darvi una notizia al giorno. Spiegare ai vostri amici che una battuta al bar è decisamente diversa da quella che fai mentre fai la telecronaca di una partita, di un mondiale, in diretta nazionale. Signorina, permetta che mi presenti. Io sono Giorgia. Dillo alla mamma. Questi sono dei sassi. Perché io sono per la democrazia, per la Costituzione, tanto quanto voi. Ecco, uno mi scrive, scemo, vai a letto. Questa sta settimana grezza. Questo è... Questo? Questo è... Questo? Questa è settimana grezza. Bene. Allora, intanto in realtà io ho un problema enorme perché ci sono alcune battute che chiaramente non vanno dette e riferimenti tipo a... no, che non vanno fatte, che chiaramente al bar, che chiaramente al bar si fanno. E però si possono fare anche nel privato dei commenti di Spotify, eh. Come fare, vi starete chiedendo, ma è semplicissimo. Allora, clicchi sul tasto segui, poi aggiungi delle stelline, a me ne piacciono almeno 5, poi vai in base a quello che preferite fare, poi vai sul podcast, fai swipe up e commenti. Dai, non fate... Comunque... Allora, la RAI ha avviato una procedura disciplinare nei confronti di due telecronisti. La scorsa volta la notizia era di Sky, non era della RAI. Non erano telecronisti del nuoto, ma erano telecronisti di auto. Rally, se non erro. In questo caso Lorenzo Leonarduzzi e Massimiliano Mazzucchi. Lunedì mattina, durante il racconto della finale femminile di Tuffi Sincronizzati, diciamo che avrebbero usato delle frasi sessiste, razziste, in generale inappropriate, ecco. La premessa è, la trasmissione era appunto il mondiale di nuoto a Fukuoka, in Giappone, e teoricamente era in diretta su Rai Play 2, ma non ci sono repliche online in questo momento. Per cui non ci sono registrazioni effettive delle frasi. L'unica cosa riconducibile, infatti in realtà Leonarduzzi ha già dichiarato che ha detto altre cose rispetto a quelle per cui viene accusato. E c'è sempre il beneficio del dubbio, soprattutto se non c'è la prova, eh. Però ecco, come dire,
C'è un'altra scena sempre avvenuta durante i mondiali in cui due tuffatori si tuffano e Leonarduzzi dice "liccaldo", i cinesi direbbero "liccaldo". E questo nello stesso mondiale, eh? Poi vai un po' a cercare e trovi che qualcuno, qualche burlone, ad esempio del Post, si è messo a fare un po' di ricerca sul giornalista, sul telecronista, e si scopre che anche lui è un simpatico burlone. Cioè, parlando, facendo qualche riferimento generico, parlando di Ottanak, aveva raccontato di una scommessa in cui le avrebbero dato 100 euro se in diretta, cosa che poi ha fatto, avesse detto "donna Nanak tutta Tanak". Nel 2018, sempre per mantenere questo mood burlone, ecco, sempre Leonarduzzi aveva postato degli auguri per cui, diciamo che i dirigenti Rai si erano lamentati. Diciamo che aveva fatto degli auguri di compleanno in tedesco il giorno del compleanno di Hitler. È una via di mezzo tra un genio e quello che fa rima con burlone. Comunque, diciamo che c'è sempre una differenza, eh? Cioè, va detto, in generale. Nel senso che una battuta del genere solitamente te l'aspetti da Pio Amedeo. Anzi, in realtà ci resti male se loro non te la fanno. Un telecronista Rai, ecco, forse... forse ti aspetti che culturalmente sia un filo più avanzato di due... We made USAA insurance for veterans like James. When he found out how much USAA was helping members save, he said, "It's time to switch. We'll help you find the right coverage at the right price. USAA. What you're made of, we're made for. Restrictions apply." Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.